se sarò segretario del Partito Democratico, vorrei comporre un organismo dirigente, esecutivo, una segreteria, certamente composta al 50% da uomini e 50% da donne, ma vorrei che un membro di questa segreteria avesse il suo ufficio stabilmente collocato a Bruxelles, negli uffici del Parlamento Europeo, perché da lì lui svolgerebbe la sua funzione, perché penso che la politica europea sempre di più e la nostra appartenenza al campo della sinistra europea non sia un vincolo esterno per il nostro paese, ma sia la chiave sulla quale costruire l'identità di questo partito. E penso che la segreteria di quel partito dovrebbe per una volta al mese riunirsi, sì, ma a Bruxelles, nei palazzi, negli uffici del gruppo del Parlamento Europeo, del gruppo socialista e democratico del Parlamento Europeo, dando il segnale che c'è questo legame stretto con quella dimensione. E penso anche che quella segreteria, quell'organismo esecutivo, e quando servisse anche la direzione del partito, non dovrebbero venirsi soltanto a Roma, ma tornare a girare questo paese, a vivere questo paese, a conoscerlo questo paese, andare fisicamente nei luoghi dove questo paese matura la consapevolezza della sua crisi, ma anche della sua riscossa, della possibilità di uscire da quella crisi. E non comporrei questi organismi a tutti i livelli sulla base di una bilancia correntizia, no, chiederei, mi batterei come un leone per spiegare che la dinamica di correnti che non rappresentano più delle idealità o dei punti di vista, ma semplicemente delle filiere notabilari, delle filiere di potere, per quanto possiamo definirlo potere, non vanno nel senso di costruire questo partito, vanno nel senso opposto. Questo è un problema che riguarda la natura, il nostro modo d'essere. In apertura della nostra mozione, non so se l'avete vista, c'è quella bella frase di Bobbio, primi anni 90 mi pare, commentava le divisioni, le difficoltà e in parte anche le inconcludenze della sinistra italiana, e le chiosava dicendo più o meno queste parole, diceva: discutono del loro destino senza discutere della loro natura, e non capiscono che solo discutendo della loro natura avranno chiaro anche il loro destino.